veloce! Dai, giusto palla, Subito il muro! Veloce! Dai Paolo, forza, dai! Furanga, dai, sveglia, sveglia! Sì! Ci sono 5 giocatori. Tutti e 5 non hanno un ruolo unico, un ruolo fisso. Diciamo che i primi difensori sono gli attaccanti, i due attaccanti che stanno davanti, ovviamente. E poi ci sono i tre difensori che stanno dietro e coprono quasi tutta, cioè coprono tutta la porta. Ale! Ma perché senti? Bravo Ale! Muro! Ottimo! Ottimo, dai, forza! Sì! Forza! E diciamo che quando arriva la palla, ovviamente per tirare la zona migliore è da dietro, perché abbiamo più rincorsa e quindi riusciamo ad andare meglio al tiro. E comunque i ruoli cambiano molto spesso, perché diciamo che il difensore da dietro tira, va avanti, e certamente l'attaccante che è davanti torna indietro per coprire la porta, lo spazio vuoto della porta. Diciamo che in porta c'è la parte centrale, dove è quello che lavora di più, e poi ci sono i due laterali al materasso, che devono coprire certamente il materasso, l'angolino, e poi magari se c'è di sponda c'è il centrale che riesce a coprire. Bravo Gaetano, subito in piedi! Tiriamo da due adesso! Tiriamo da due! Tiriamo da due, sono due tiri, raga, Da due, sono due tiri! E questo! Si segna quando si supera la riga che delimita appunto la porta, un po' come quella del calcio, diciamo. Quando la palla supera per intero questa riga, questa linea immaginaria, che va dalla traversa a questa riga, è hit, vale. Se riusciamo a farlo dalla linea prima della linea della difesa, il punto vale 2, se no, se anche solo mettere solo un piede al di là della linea vale sempre 1. La decisione va a discrezione dell'arbitro, c'è da dire che è difficile vederlo, ovviamente anche nel calcio ci sono gli errori, anche qui, come in tutti gli sport. Infatti quindi... per questo che viene messo il secondo arbitro per aiutarlo.